Big Mat è il tutto. Dal 1981, tutto per costruire e ristrutturare casa. Vuoi essere sempre aggiornato sulle principali notizie di Rieti Life? Invia un WhatsApp con scritto Sea Life al 392-635-5552 e ricevi le news direttamente sul tuo smartphone, in modo semplice e veloce. Tutta l'informazione di cui hai bisogno su www.rietilife.com. Sì, buonasera, è proprio così, consapevolmente forti, perché in promozione sanno di essere forti davvero, almeno le prime tre in classifica. Parliamo di Sette Bagni, parliamo della Matrice, parliamo del San Basilio come in prima categoria, Città di Rieti, il Monte Rotondo che sono prime così da sole. In terza categoria dove c'è la nuova Rieti Calcio, insomma sta veramente maramaldeggiando in un campionato pur difficile, se andiamo a vedere il risultato che c'è stato domenica scorsa, ma insomma è una squadra che sta andando per la grande, ma ne parleremo a lungo questa sera di loro e di tutte le categorie. Presento subito gli ospiti. Ecco, alla mia sinistra c'è l'allenatore della nuova Rieti Calcio, c'è Stefano Lotto. Buonasera Stefano e benvenuto. Vicino a lui c'è Diego Sebastiani e qui parliamo della Spes Poggio Fidoni, insomma, buonasera. La società storica di Rieti, grazie anche a te di essere venuto. C'è Simone Lunari. Buonasera, buonasera. E poi c'è Enzo Antonacci. Buonasera. Loro metteranno sotto la lente di ingrandimento il tecnico e il dirigente della Spes Poggio Fidoni. Ma faremo un discorso un po' a 360 gradi su quello che è la promozione, la prima, la seconda e la terza categoria. Abbiamo qualche collegamento, ma ve ne anticipo uno tra qualche momento con Gianluca Angelucci, che è un ex gloria del calcio non solo regionale ma nazionale, insomma è una persona che attualmente fa il direttore sportivo del Grifone Giallo-Verde in promozione, ma è un esperto di calcio, lui visita le squadre di Serie A, insomma lo sentirete tra qualche momento. E poi abbiamo Raffaele Battisti, sempre in videochiamata, che è un allenatore che sta andando davvero alla grande. Se pensate che nelle ultime tre partite, due vittorie, un pareggio, insomma sta andando veramente bene. La squadra si è tolta almeno per ora dalle sabbie mobili che la vedevano invischiata in un'eventuale lotta per il playout, ma insomma ne parleremo anche con lui. Subito risultati e classifica per quanto riguarda la promozione e andiamo ad analizzare questo campionato. Intanto chiedo alla regia di metterci in contatto con Gianluca Angelucci. Allora, Grifone Giallo-Verde, Poggio Perteto 2-1, Nomentum Real San Basilio 1-2, Passo Corese BF Sport 0-2, Polisportiva Sant'Angelo Cantalice 0-2, Sporting Montesacro Football Montesacro 3-2, Amatrice Riano Calcio 2-0, Atletic Soccer Torlupara 0-3, Valle del Peschiera Sette Bagni 2-5. È una classifica che vede Sette Bagni primo con 43 punti, Amatrice 39, Polisportiva Sant'Angelo 35, Real San Basilio 34, Sporting Montesacro 32, Cantalice 29, Nomentum 28, Poggio Merteto 27, Torlupara 22, Athletic Soccer Academy 21, BF Sport 21, Football Montesacro 20, Riano Calcio 19, Grifone Giallo-Verde e Valle del Peschiera 18, Passo Corese ultimo con 10 punti. Ecco, come vedete, insomma, un campionato che si è già ben delineato per quanto riguarda sia il vertice, forse un po' meno per la coda, ma subito abbiamo in diretta Gianluca, che saluto. Ciao Gianluca! Buonasera. Allora, come stai innanzitutto? Bene, bene. Ben rivisto. Senti, ti devo presentare, ecco, nella didascalia sotto ho scritto direttore sportivo del Grifone Giallo-Verde, ma tu oltre a quello sei l'esperto per antonomasia di calcio regionale e non solo. Sì, sì, diciamo di sì, insomma sono tanti anni che sto in questo mondo e chiaramente qualche cosa ho preso, poi esperto è una parola grande, diciamo che umilmente qualche cosa, insomma, qualche cosa ho fatto, però qualche cosina, dai. È sempre da imparare, no? È sempre da imparare con molta umiltà. Senti, qui ti salutano studio gli ospiti, ci sono due giovanissimi alla mia sinistra che sicuramente non conosci, l'allenatore della nuova Rieti Calcio e un dirigente della Spes Poggio Fidoni, ma alla mia sinistra, alla mia destra forse conosci un po' più Simone Lunari. Ci siamo visti in una partita. Esatto. E soprattutto Enzo Antonacci, te lo ricordi, sì? Buonasera. Come no, come no. Saluto tutti quanti. Buonasera. Saluto tutti quanti. Buonasera.
Senti Gianluca, allora rompiamo gli indugi perché non è che abbiamo tantissimo tempo. Facciamo un po' il punto su questo campionato di promozione. Intanto festeggiamo la vittoria di ieri del Grifone Giallo-Verde. Insomma, avete vinto per 2-0, un buon risultato che vi vede comunque sempre al 14° posto in classifica. Sì, noi siamo una squadra che io quest'anno sono arrivato quest'anno, è una squadra che è retrocessa dall'anno scorso, no? Dal campionato eccellenza con tanti problemi, è una squadra che chiaramente è un po' particolare, questa è una società che chiaramente ha ragazzi che lavorano nel posto, oppure insomma, diciamo che è proprio una sezione calcistica, e dunque fare un campionato così dove ci sono squadre attrezzate insomma è un po' difficile per noi, però chiaramente cerchiamo piano piano di tirarci fuori, anche se non sarà facile. Ieri abbiamo fatto bene, ma insomma, sappiamo che poi la strada è lunga per poi cercare in futuro di fare un progetto ambizioso e carino, anche perché le strutture ci sono gli impianti e possiamo fare bene. Tutto. Senti, per quanto riguarda invece il vertice della classifica, stanno facendo un po' il vuoto le due squadre, Sette Bagni prima in classifica e poi la Matrice, ma non dimenticherei San Basilio e Sant'Angelo Romano che sono sempre lì. Ecco, come vedi queste prime quattro in classifica? Guarda, io ho avuto la fortuna, come detto prima te, di fare tanti campionati, specialmente in eccellenza e in interregionale, e fare il direttore tanti anni a Villalba in eccellenza. Dico che la Matrice è una squadra che sicuramente alla fine la può, insomma, secondo me può arrivare prima, perché è una squadra attrezzatissima. È chiaro che il campionato poi il Sette Bagni, secondo me, sta facendo un campionato al di sopra delle proprie qualità. Insomma, è molto bravo Mirko Laurentini, che tra l'altro ha giocato con me, amico. Secondo me stanno facendo molto bene, però la Matrice poi dico che alla lunga può arrivare. Sant'Angelo fa dei passi falsi con quello di ieri, secondo me. E il San Basilio, diciamo che è una squadra che è allenata da un giocatore mio che avevo a Villalba, Stefano Piannotti, che diciamo che è un po' dipendente da Sottimo, che quando chiaramente gioca è un giocatore che sapete tutti di categoria superiore, no? Poi di conseguenza la differenza è quella. Però penso che la Matrice abbia qualcosa in più. Però è chiaro che poi deve fare dei punti importanti, perché lo pareggio che ha fatto col BFB Sport secondo me è stato un passo falso che non doveva fare, a prescindere dai valori e dalla capacità del mister di BFB Sport, che hanno fatto sicuramente una grossa partita, però una squadra con quella così attrezzata può fare meglio, no? Cioè, sì, certamente. Senti, invece la dolente nota viene dal Passo Corese, che tu conosci bene, insomma hai giocato in Sabina per tanti anni. Conosci questa squadra che per ora è ultima in classifica, insomma la squadra di Simonetti sta tribolando forse più del dovuto. Pensi che siano fatti i giochi per quanto riguarda la lotta per la retrocessione? Io spero di no. Però lo dico anche se sono coinvolto io, però io sono di qua, amo questa società e chiaramente sono coresino a tutti gli effetti, anche perché l'ho allenata, sono stato tanti anni qui, ho fatto il capitano, sai, sono con trascorsi al Sabini, insomma, e chiaramente mi auguro che si possa tirare fuori, perché è una società che sicuramente quest'anno è chiaro che c'è stato un ridimensionamento generale. È ben allenata, è una società seria, una società che con il presidente Vollera, che penso sia il più vincente che ci sia stato a Passo Corese dopo la Fabbri, ha fatto sempre bene, spero che riesca almeno a competere fino alla fine per questo campionato, perché insomma noi, perché io, il cuore mio è qui, io sono nato qui, abbiamo fatto l'interregionale, a vederla così mi dà tanto dispiacere, che non meritiamo sicuramente, però nel calcio come nella vita ci sono dei momenti buoni. Certamente sì Gianluca. Senti, ti faccio fare una domanda da Enzo e poi ci lasciamo, anche perché insomma sì. Vorrei invitarti qui in studio quando vuoi, insomma una passeggiata da Roma non è tanto lontano, dai. No, abito a Passo Corese, sono allora, di qua e allora sei di casa, dai. No, due domandine, proprio semplice. Questa società per la quale lavori, insomma che rappresenti molto bene, che ambizioni ha e se ha un settore giovanile? Pensavo che mi domandavi se mi avevi segnato, sì. No, sicuramente. No, noi abbiamo, allora questa è una società che è una polisportiva che nasce, insomma diciamo che ha varie discipline in questo club, che
chiaramente abbiamo anche una squadra femminile che sicuramente fa molto bene, fa un campionato nazionale. Poi abbiamo varie discipline, tu sai che insomma è un corpo e per tale certo. Abbiamo sicuramente abbiamo delle disponibilità elevate a livello di attrezzature, perché abbiamo qui la spada che penso che non sia da invidiare. Io ho la fortuna di andare in tutto il mondo con il Milan e con la nazionale, perché ne faccio parte anche facendo le campi nel mondo, e ho visto tanti centri sportivi, ma il nostro è all'avanguardia, bellissimo, dotato di un campo sintetico che tra poco apriremo. E poi è gestito benissimo da mister Perruti, che insieme con il mister Di Vincenzo, che ultimamente ci sta dando una mano alla grande, e stanno facendo molto bene. Insomma, dico che abbiamo sicuramente, se riusciamo a passare questo periodo, questa annata, un futuro roseo, perché vogliamo fare bene, vogliamo crescere, vogliamo tornare nel massimo campionato regionale, che è quello dell'eccellenza, e poi insomma anche perché ci sono le possibilità, ripeto, il centro, e chiaramente dobbiamo cercare tutti i ragazzi con non tante pretese, insomma, per capirsi, perché questo è, sai, il nostro corpo, non è, questa società non è che può avere tante risorse sotto certi aspetti, però fa dello sport un principio di lealtà, di certi tipi di valore, proprio il loro credo. Gianluca, io ti ringrazio di questo intervento e lo ripeto, ti aspetto in studio, ci sentiamo le prossime settimane per averti qui da noi, va bene? Vi ringrazio a voi, a tutti quanti, e buona serata, è stato piacevolissimo e spero di farne parte di un'altra volta, è molto bello stare qui. Buona serata a tutti. Ciao, buona serata. Bene, abbiamo parlato del Sette Bagni e della Matrice. Ecco, io ieri ho visto la partita del Sette Bagni. Veramente era un piacere vedere quella squadra. Quella squadra gioca il calcio in un modo meraviglioso. Sentiamo, era la partita con il Valle del Peschiera. È stata una partita in certi modi difficile, perché insomma in vantaggio il Sette Bagni, poi c'è stato il pareggio del Valle del Peschiera. Non so se c'è qualche foto che abbiamo sul calcio di rigore, peraltro sacrosanto. Ma a fine partita, eccola qui, vediamo qualche immagine. Insomma, questo dovrebbe essere il calcio di rigore. E qui c'è il Tonino che guardava con attenzione. Insomma, avevano raggiunto il pareggio 1-1, si pensava di poter fare qualcosa di più, ma insomma il Sette Bagni è una squadra, veramente una squadra di calcio, delle giocate favolose, messa bene in campo, ce lo diceva un mister che ha allenato i giovanili della Lazio. E a fine partita sentiamo che cosa ci ha detto Andrea Belli, che è l'ex capitano del Sette Bagni, con esperienze anche in eccellenza, un giocatore che sicuramente merita rispetto per quello che ha fatto vedere nella sua carriera e per quello che ha fatto vedere anche ieri al Gudini, dove ha dimostrato di avere in mano veramente questa squadra e lui la dettava le regole del gioco. Ecco, quando non ci sono più le immagini, vediamo che cosa ci ha detto appunto Andrea Belli, che è un signor giocatore di questa squadra. La partita qui in trasferta a Rieti contro Valle del Peschiera, sapevamo che loro venivano da una bellissima vittoria 3-0 in casa col Torrupara e comunque erano carichi, anche perché loro avevano bisogno di punti salvezza. Noi oggi però siamo stati bravi, abbiamo approcciato bene alla gara e devo dire il primo tempo ci siamo messi sulla strada giusta per portare a casa la partita. Poi loro sono stati bravi, sono rientrati dalla partita con un rigore e noi invece abbiamo continuato a giocare con le nostre caratteristiche, palla a terra, 1-2, siamo stati bravi, già a fine primo tempo eravamo sul 3-1 e poi il secondo tempo loro hanno provato, però noi siamo stati bravi a respirare, a gestire la partita e alla fine abbiamo chiuso sul 5-2. Bene, queste le parole di Andrea Belli, appunto il giocatore importante con esperienza e eccellenza in questo Sette Bagni, che è più di una meteora, secondo me una squadra che arriverà fino alla fine, anche se a parer mio, l'ho detto più volte, la Matrice probabilmente alla lunga riuscirà a far suo questo campionato. Allora ragazzi, punto su questa promozione che voi conoscete, anche se non facete parte di quel campionato, ma conoscete le squadre reatine e non. Diego. Sì, io seguo abbastanza comunque il campionato di promozione, perché ci sono parecchie realtà reatine e sì, c'è la Matrice che sta facendo un bel campionato di vertice e come dicevamo fino adesso si la giocherà fino all'ultima giornata. E poi c'è l'altro gruppo di Reatine che invece lotta per la salvezza. Io faccio personalmente il tifo per tutte, diciamo. E speriamo che o tramite i play-out o tramite una salvezza diretta ognuno riesca a raggiungere i propri obiettivi.
adesso la classifica possiamo mi pare anche togliere il Cantalice. Cantalice adesso non so bene come è posizionata, però insomma Cantalice è sesta in classifica, allora, quindi insomma okay, diciamo sì, è fuori, mentre per quanto riguarda le altre sì, Babadook e Valle del Peschiera speriamo che possano tirarsi il più su possibile, insomma via. Stefano, tu che dici? Sì, diciamo che sotto la classifica è molto corta, quindi secondo me fino all'ultima giornata si giocano per la salvezza diretta e per evitare i play-out. Spero anche io che tutte le reatine possano salvarsi in modo da mantenere alto il livello del calcio qui reatino. Ecco, ad oggi praticamente se il campionato terminasse oggi il Passo Varese sarebbe retrocessa come ultima, mentre i play-out li farebbero Football Montesacro contro il Valle del Peschiera e Riano con Grifone Villaverde. Quindi diciamo c'è possibilità di potersi togliere da queste scomode posizioni, lo ha fatto già il BF Sport nella classifica attuale che è uscito da quella zona un po' pericolosa con la bella vittoria di ieri come concorrente con il Passo Varese, quindi significa che le reatine insomma ci stanno provando. Sì, basta affilare dei risultati positivi e si esce dalla zona calda, da quello che vedo, apposta con la classifica corta. Cantalice si è tirata fuori, ma lo sapevo perché è una rosa di tutto rispetto che secondo me poteva fare ancora meglio, perché non ha niente di meno del Sette Bagni e della Matrice, secondo me. Comunque a 29 punti in classifica, siamo solamente alla 19esima giornata, per cui ancora c'è tempo. Enzo, tu l'hai vista questa? No, io ho visto la Matrice in casa col Babadook, insomma, ha grosse individualità, giocatori importanti, Pezzotti sull'out sinistro, no? Che con quel piedino delizia di grosse, ho visto delle giocate importanti, dei calciatori di un altro livello. E Cavallari, insomma, ci sono belli individuali del Monaco, che secondo me forse quella partita insomma, è stato utilizzato male in una posizione che un po' ha contratto la squadra. Però ecco, sì, c'ha grosse potenzialità. Non ho visto la partita di ieri con Valle del Peschiera, con questa squadra insomma, che è venuta a prendersi 3 punti con un risultato abbastanza rotondo, però ecco da quello che dici insomma ci posso credere che la competizione sarà tra queste due squadre alla fine, tra la Matrice e San Basilio. Non lo dimenticherei, ha dei giocatori. San Basilio l'ho visto giocare in casa pure, sì, ha pareggiato mi pare. Forse con a Roma è un'altra squadra, fuori casa forse i giocatori non ci vanno. Però questi campionati si giocano, diciamo, si definiscono verso la fine proprio. Sì, bisogna vedere come stanno in primavera. Anche perché la preparazione è importante. Assolutamente. Sì, è così. Per quanto riguarda questa promozione, il miglior attacco è la Matrice con 40 gol, Simone, sì. Secondo in classifica con 39 punti, come abbiamo fatto vedere. Però la miglior difesa è del Sette Bagni, che ha subito solamente 17 gol, esatto. E è prima in classifica con 43 punti. Siccome è una frase fatta, me la ripeto, i grandi attacchi vincono le partite, ma le grandi difese vincono alla fine dei campionati. No. Facendo i debiti scongiuti, non vorrei che... Giusto? Beh, diciamo che è chiaro che avere una difesa diciamo forte che ti permette comunque di prendere pochi gol e comunque avere attacchi che in qualche modo il gol lo fanno, ce lo dicevamo anche l'altra volta con l'altro allenatore, con Tonino Pezzotti, avere giocatori che comunque riuscire a mantenere diciamo la porta inviolata e poi avere giocatori d'attacco che comunque ti fanno quel gol e ne basta uno fondamentalmente e poi non prenderli, è chiaro che può succedere che tranquillamente, è chiaro, e quello rappresenta sicuramente un elemento in più, ma il Sette Bagni, da come hai detto anche te, non ha soltanto quella qualità, no, no. È una squadra che gioca bene, ieri ha fatto una vittoria anche a livello numerico molto, molto importante, anche se io sottolineerei che era forse la migliore, diciamo la partita più emblematica, forse è stata la vittoria del Cantalice con la Polisportiva Sant'Angelo, perché sì, fuori casa è stata... E anche quella del BF Sport. E anche quella del BF Sport che continua ad avere una sua continuità di risultati. Insomma. Ecco, per la cronaca dobbiamo ricordare che il capocannoniere, per esempio, della promozione è un signore del Torrubara, Filippo Cirillo, con 12 gol. E secondi ci sono Manuel Cavallari e Monaco di Monaco della Matrice con 9 reti. Quindi, insomma, questo per dire come stanno le cose in questo campionato che per dire probabilmente nel Sette Bagni segnano in parecchi. Certo. Hai parlato del BF Sport che è andato a vincere a Passo Corese, ci mettiamo in contatto con Raffaele Battisti che insomma
è l'artefice di questa bella vittoria. Ce lo diceva qui in studio che le cose stavano cambiando, una squadra che forse ha pochi nomi, non ha figurine, ma è una squadra che gioca, una squadra che corre, una squadra che si impegna, una squadra che lotta. Lo sentiremo tra qualche momento e rafforzerà quello che sto dicendo io, perché ha un gruppo di ragazzi veramente in gamba. Per dire questo, e vale per tutti e due, insomma, è vero che le figurine contano, i giocatori importanti, il nome conta, ma poi alla fine bisogna che corrano, gente che insomma rincorre l'avversario e ci mette, come si dice, la gamba, giusto Diego? Giustissimo. Sì, oltre ovviamente ad avere giocatori importanti, io credo che lo spirito con il quale si affrontano poi le partite la domenica alla fine faccia sempre la differenza. E questo è, ho visto ad esempio la partita tra Babadook e Amatrice, appunto, dove i ragazzi di Babadook hanno comunque messo in campo una grande voglia, uno spirito di sacrificio, alla fine hanno ottenuto un bel pareggio. Quindi insomma, preparare bene le partite è importante. Invece per quanto riguarda te, vale questo discorso con te, figurine, giocatori, insomma è un po' mischiato perché tu hai dei signor giocatori, gente che ha giocato anche in Serie D, ma hai anche della gente che lotta. Sì, sì, perché credo che poi il mix sia giovani ed esperti. Diciamo che gli esperti poi debbano essere bravi a insegnare, a far crescere i giovani che hanno vicino, perché se trovi l'esperto che non è predisposto a questo, il gruppo fa difficoltà. Io ho la fortuna che degli esperti che si mettono a disposizione del gruppo e quindi sono molto contento di questo. Abbiamo in collegamento il signore menzionato che saluto. Ciao Raffaele! Raffaele, ci sei? Allora, stiamo parlando di te, non so se hai sentito, stiamo parlando del BF Sport, della bella vittoria in quel di Passo Corese, una vittoria che per ora vi tiene fuori da quella zona da paludosa che è la bassa classifica. Sì, hai detto bene, per il momento, solo per il momento però, se saremo bravi a proseguire a fare quello che stiamo facendo nelle ultime partite, resteremo lì fuori, se no rischieremo di tornare nella melma dove non ci piace stare poi. E quindi spero che i ragazzi possano dare il meglio di sé come stanno facendo. So che è difficile, so che è un campionato duro, ma i ragazzi ci stanno mettendo tanto impegno, tanta voglia, tanta buona volontà, e questo per il momento è il giusto premio che hanno avuto per questa settimana. Speriamo che possa proseguire. Ma qual è il segreto, Raffaele? Insomma, tu con le grandi squadre vi trasformate, ma poi anche con le dirette concorrenti dite la vostra. Ho visto la partita con Amatrice e avete sicuramente meritato il pareggio, anzi, l'abbiamo detto in studio, meritavate qualche cosa di più. Poi la bella vittoria ieri con una diretta concorrente che è il Passo Corese, insomma, sta a significare tante volte che, come dicevamo in studio lunedì scorso, le figurine poco contano. Ma Sasvedo, quest'anno quando siamo partiti, sapete tutti, no, come siamo partiti, abbiamo fatto un grande inizio di campionato, poi c'è stato tipo, diciamo, una rivolta, dai, anche basata dalle mie scelte, perché credo che il gruppo venga prima della persona singola, e quindi magari ho fatto delle scelte anche drastiche e sono andati via 5-6 giocatori che venivano da Roma, quindi ci siamo trovati un po' incasinati anche a livello numerico. I ragazzi però sono stati bravi a non mollare, a fare gruppo, a fare cerchio, si sono dati da fare, non hanno mai mollato, e ti posso assicurare che in allenamento non hanno mai mollato mezzo centimetro, e quindi questo poi è il frutto e è merito loro, se si sono tirati fuori da questa situazione. Però ripeto, bisogna continuare, non è finito, mancano ancora 11 partite e speriamo di dire la nostra e di continuare con questo ritmo e con questa grande passione che poi ci mettono loro in campo.
Senti Raffaele, ti vuol chiedere qualcosa Simone Lunari? Buonasera mister, una piccola considerazione. Ricordo quando è venuto qua che diceva soprattutto le prime volte che per lei era molto importante non prendere gol. Mi sembra che ultimamente questo trend sia finalmente arrivato, dico bene? Ma sì, perché credo che e si vede poi dai numeri, le squadre che riescono ad avere una certa continuità devono prendere pochi gol e devono farne qualcuno in più di quelli che tutti magari criticano Allegri, ma le partite se finiscono 1-0 magari sono belle uguali, devono finire per 3-5-2, 5-4, 5-0. Per me, come dico ai ragazzi, la partita deve finire 1-0, sempre, tutte le domeniche. Grazie. Raffaele, nel salutarti, domenica c'è un impegno importante, in casa giocate, riceverete lo Sporting Montesacro, che è una delle squadre alla vigilia accreditate per vincere il campionato, quindi altra partita importantissima, giusto? È importantissima perché poi dopo è la bestia nera di questo BF Sport, da quello che mi dicono... Non si riesce a vincere da qualche anno con questa squadra qui, contro questa squadra qui. E è quella squadra che poi all'andata ci ha fatto 5 gol. dobbiamo... Ovviamente è uno step importante, è una partita importante, ma la prepareremo sicuramente come stiamo preparando le ultime partite, con grande entusiasmo, con grande voglia, con grande applicazione. Raffaele, io ti ringrazio, salutami i due presidenti che sono due persone squisite, con loro parlo continuamente e veramente sono l'anima di questa società, l'anima di questa squadra e meritano veramente di essere rispettati come state facendo voi. Grazie ancora. Grazie a te Asvero, io volevo fare l'ultima cosa, ma non perché voglio, non mi piace leccare come si dice, no? Però veramente li ringrazio perché nella situazione che mi sono trovato dopo 7 giornate che uno non porta a casa i risultati poteva decidere la società di mandarmi a casa, invece sono stati i due presidenti che hanno creduto in me e questo insomma li ringrazio. Bene, ciao, saluto, ciao, ci vediamo domenica. Va bene, grazie, buona serata. Buonasera. Bene, salutiamo Raffaele, andiamo velocemente al campionato di prima categoria, sì. I risultati e quindi la classifica. Allora, Alba Sant'Elia, Castelnuovo Calcio 2-3, Casperia Soratte 1-2, Castrum e Monterotondo Brictense 2-0, Football Ius Fiammignano Valle del Salto 1-3, Terzo Municipio Calcio Città di Rieti 0-7, Poggio San Lorenzo, Monterotondo 1935 1-4, Accademia Calcio, Clinestra 1-0, riposava Accademia Sporting Roma. Una classifica che vede Città di Rieti con 34 insieme al Monterotondo 1935, poi il Fiammignano Valle del Salto a 32, Soratte 31, Castrum e Monterotondo 23, Accademia Sporting Roma 20, Football Ius 18, Casperia 17, Poggio San Lorenzo 15, Castelnovese Calcio 13, Terzo Municipio 12, Brictense 11 e chiudono Ginestra con 6 e Alba con 5. Perfetto, allora del 7-0 della città di Rieti contro il Terzo Municipio a Roma, sentiamo che cosa dice il tecnico della città di Rieti a fine partita. Partita mai messa in discussione, una partita semplice, però oggi a differenza delle altre partite non abbiamo mai smesso di continuare a giocare, di continuare ad andare a far gol. Abbiamo fatto questo step in più visto che le altre partite quando ci si era messa un attimo la partita in discesa abbiamo mollato, invece oggi abbiamo ripreso il discorso della mezzo passo falso di Coppa Italia, quindi continuiamo così e andiamo avanti per la nostra strada. Per i tuoi eventi affidati ai professionisti di SD Service, accoglienza, sorveglianza, scorte, stewarding per manifestazioni pubbliche e private. SD Service Rieti, con noi sei in mani sicure. Thank you.
il vostro giorno più bello con gli scatti dell'agenzia fotografica Primo Piano. Lo staff di fotografi professionisti di rilevanza nazionale sarà a vostra completa disposizione per realizzare l'album perfetto. Le tecnologie e le attrezzature più avanzate del momento, unite alla nostra esperienza e professionalità, fanno di Primo Piano la scelta migliore per rendere eterno un giorno così importante. Prendete un appuntamento con noi per prenotare la vostra data. Vi aspettiamo nel nostro showroom di Via Palmeggiani, con un'ampia scelta di bellissimi album che sapranno raccontare il vostro giorno più importante. Bene, abbiamo sentito della partita del Città di Rieti che ha vinto per 7-0, e ripeto, è il miglior attacco del girone, è prima in classifica con 34 punti, con 37 gol fatti, mentre la miglior difesa è quella del Monte Rodondo che ha subito solamente 9 gol e è prima in classifica anche loro. Loro non demordono, sentiamo che cosa ci ha detto a fine partita il capitano del Monte Rodondo, Tiziano Petrocchi. Oggi è stata una partita difficile contro un avversario forte, sia a livello di qualità che fisico. Noi siamo stati bravi a bloccarla subito all'inizio con palla da fermo e poi dopo l'abbiamo chiusa al secondo tempo anche grazie all'aiuto dei ragazzi che sono subentrati. Domenica una partita difficile contro un avversario forte, e sicuramente sarà una battaglia come tutte quante, però siamo concentrati, dobbiamo prepararla al meglio e cercheremo di fare il nostro come abbiamo sempre fatto anche grazie all'aiuto dei tifosi. Ecco, queste testimonianze insomma servono a capire l'umore delle società. Abbiamo visto il tecnico del Rieti, Mirko Pagliarini, insomma un tecnico di primo ordine, ma anche Monte Rodondo, insomma si può parlare, c'è Attilio Gregori in panchina che insomma è una persona più che esperta, quindi lo dimostra anche il campionato che stanno facendo. Ex Roma, ma ex Serie D, insomma ha allenato parecchie squadre, quindi insomma il Monte Rodondo non è una squadra da tenere sotto gamba. Ecco, un rapido commento sulla prima categoria per voi due. Tu l'hai incontrata in amichevole qualche squadra di prima categoria. Sì. Ecco, com'è questo campionato? Diciamo che per il discorso primo posto credo sia una lotta a 4 fino al Soratte. Soratte includi? Sì, anche perché 31. Sta a 3 punti e presenta giocatori importanti come Italiano, Stefano Italiano, che stava in promozione l'anno scorso a Passocorese, ha fatto molto bene, quindi la metto dentro. Io ho affrontato Gasperi, è un amichevole, è una bella squadra, infatti sta rispettando i piani. E diciamo, Fiammignano pure. Fiammignano, squadra sempre ostica. Monte Rodondo e Città di Rieti hanno le rose migliori e credo che alla fine una delle due. Però bisogna stare attenti anche a Fiammignano e Soratte. Diego? Esattamente, sì, sono d'accordo. Fiammignano si conferma una bellissima realtà comunque della provincia di Rieti. E sì, poi credo che alla fine Città di Rieti e Monte Rodondo, penso che una delle due alla fine vinca. Quindi hanno spero qualche cosina di più, anche se le due partite sia con Monte Rodondo che con Città di Rieti, Fiammignano ce l'ha in casa, sì, mi sì. Sembra, per cui insomma è tutto da vedere. Poi questo Soratte che sì, potrebbe essere sta lì a 3 punti, il quarto incomodo, di solito in questi campionati esce sempre la sorpresa. Beh no, io non credo, adesso comunque il Monte Rodondo ha tradizioni calcistiche importanti, quindi tutti e due, Monte Rodondo Scalo e Monte Rodondo Paese. Insomma, Città di Rieti un po'. Non Città può di Rieti però ha un organico importante, insomma, è una società che ha investito molto, immagino che punterà al risultato pieno, alla posta piena. Quindi, io penso che comunque pure questo campionato sarà definito nelle prossime domeniche, insomma, ecco, bisogna, c'è tutto un girone di ritorno pure qui. Certo, infatti l'otto ci arriva il Soratte, non a caso il capocannoniere del girone è un giocatore del Soratte, se non sbaglio, ovvero Gianluca Angeletti, che ha segnato 13 reti, e poi a 9 gol troviamo Gianluca De Dominicis del Città di Rieti, quindi insomma non a caso hai menzionato il Soratte. Andiamo veloce al campionato di seconda categoria, veloce perché ecco dobbiamo qui parlare un po' più di terza. Dai. Allora, Città Ducale, Velinia 4-3, Santa Susanna, Torre Zabbina 1-1, Torpedo, Alto Lazio 0-1, Città Reale, Montopoli 2-0, Forano Calcio, Sporting Corvaro 5-1, Gense Cantalupo, Monte San Giovanni 3-2, Atletico Cantalice, Piazza Tevere 0-3. Riposava Real Gavignano, Ponzano. Per una classifica vede Real Gavignano Ponzano 32, Forano 28, Città Reale e Montopoli 25, Città Ducale 23, Monte San Giovanni 22, Piazza Tevere 20,
Gense Cantalupo 19, Alto Lazio Atletico Cantalice 17, Santa Susanna Sporting Corvaro 14, Velinea 11 e in coda ci sono Torinzabina e Torpedo con 9 punti ciascuno. Ecco, in questo campionato il Gavignano sta facendo un po' storia a sé, ha il miglior attacco con 30 gol fatti, la miglior difesa con soli 20 gol subiti, insomma sta facendo il vuoto, il Gavignano è una signora squadra. Ma c'è una curiosità, il capocannoniere è Fabrizio Ometto del Santa Susanna. Pensate che Fabrizio Ometto ha segnato 13 gol, ancora 13 gol, insomma voi lo conoscete. Sì, sì, io ho avuto la fortuna di giocarci 2 anni a Poggiocatino e vabbè, oltre ad essere un mio amico è un grande giocatore, ho sempre stato. Dove lo metti, lui segna sempre. Io pensavo che andando avanti con l'età, non è vecchio assolutamente, ma insomma il giocatore tende ad arretrare, ad andare nelle posizioni di libero, ma lui invece no, è rimasto al centravanti, ancora segna. Lui segna. È il capocannoniere. Sì, in queste categorie lui, certo, domina. Si diverte e quindi segna. Ti farebbe comodo un Ometto in squadra? Sì, sì? Pure Ometto? Per la via realizzativa, ma soprattutto per il grande professionista, perché per l'età che ha mantiene una vita da atleta e poi lo dimostrano i risultati che ha in campo. E allora entriamo in tema con la terza categoria, con questi due signori che sono qui e dovranno essere in qualche modo da voi diciamo interrogati. Diamo i risultati e quindi la classifica. Pronti? Dai. Allora, Spezia Poggio Fidoni, Capradosso 0-0, Sporting MDC Poggio Bussone 4-2, Stimigliano Curasina 3-0, Sport Sabina Real Monteleone 0-4, Toffe Sport Poggiocatino 0-1, Maienese Borgorosa 0-1, Nuova Ria di Calcio Polisportiva Montorio 1-1, Riposava Scandriglia. Per una classifica vede il Nuova Ria di Calcio con 38, Stimigliano 32, Borgorosa 30, Spezia Poggiofedoni e Polisportiva Montorio 28, Sporting MDC Real Monteleone 24, Coresina 20, Scandriglia e Poggiocatino 18, Maienese 17, Capradosso 15, Toffe Sport 13, Poggio Bussone 9, Sport Sabina 2. Oh, benissimo, ma allora che è successo ieri? Siamo abituati a questa nuova Ria di Calcio, 4, 5, 6, 8 gol a partita, adesso sta un po' tirando i freni. Che succede? Che ieri che è successo questo 1-1? Ricordando comunque che è il miglior attacco con 55 gol fatti, insomma, e 5, quasi 4 gol a partita, 7 gol. Invece la migliore difesa ce l'ha lo Stimigliano con 7 gol subiti. Discorso che facevamo all'inizio, c'è Ramazzotti che segna tantissimo con 12 gol, ma avete anche Santoprete e Patacchiola che ha segnato 9 gol, come 9 li ha segnati il giocatore della Spezia Poggio Fidoni, Massimiliano Caprioli. Ma tornando alla nuova Ria di Calcio, che cosa è accaduto ieri? Mentre vediamo qualche immagine, dai. Diciamo che sapevamo che era una partita difficile, perché Montorio è la prima che abbiamo affrontato all'andata. Una squadra quadrata. E anche lì eravate andati sotto di un gol. Sì, poi l'abbiamo ribaltata nel primo tempo. Diciamo che abbiamo fatto una bella mezz'ora, tenendo il pallino del gioco in mano, ma poi la prima disattenzione Montorio ci ha punito. È una squadra che gioca insieme da anni, quadrata, sa fare il suo in campo e abbiamo trovato delle difficoltà. Però tra primo e secondo tempo ho tranquillizzato i ragazzi. Ho detto di ripartire dalla prima mezz'ora e abbiamo trovato subito il pareggio appena rientrati in campo. Questo è il campo del Santa Rufina, giusto? Sì, adesso stiamo giocando le partite casalinghe a Santa Rufina. Diciamo che il campo... Ecco, questo è l'attenuante generica, ecco perché hanno frenato un po' nei risultati. Se devono andare... pensi penso che sia questo? È anche quello importante. Più tecnica. Sì, ecco, può essere, perché noi abbiamo sviluppato tutta la preparazione al Green Park in sintetico, però... Ho detto ai ragazzi che non deve essere assolutamente un alibi, perché la rosa è di qualità, di alta qualità per la categoria e quindi non abbiamo nessuna scusante. Ma non può succedere che vi sentite troppo superiori agli altri, per cui allentate un attimo la presa dal momento che in classifica, insomma, è 38 punti contro i 32 dello Stimigliano, insomma, sono tantissimi. Ma diciamo 6 punti non sono tantissimi secondo me, perché mancano 40 a disposizione. Ma vedendo le forze in campo. Può essere successo nella partita di Borgorose, secondo me, che i ragazzi venivano da tutte vittorie un pareggio e magari ti senti leggermente appagato o magari capisci che comunque col minimo sforzo la puoi portare a casa. Forse è subentrato quello. Però la batosta di Borgorose credo ci è servita.
Però ho detto ai ragazzi che era impossibile vincerle tutte, il campionato bisogna portarlo a casa. Poi a prescindere da... Voi avete da... fatto due pareggi e una sconfitta, sì. Mi sembra. L'altro pareggio proprio con la Spezia e Poggio Fidoni. Sì. Sì, una partita pure quella molto difficile con l'amico Diego. Diciamo che Poggio Fidoni la metto tra le accreditate alla vittoria finale perché presenta giocatori importanti, esperti e bravi giovani. E poi faccio i complimenti per il progetto che hanno rimesso in atto quest'anno, quindi è una bella realtà. Diego, allora raccontacelo questo progetto, al di là della partita dell'1-1 che avete sì. Fatto con il... che ricordo, ve lo raccontammo qui in studio, addirittura voi in inferiorità numerica. Sì, siamo rimasti in 10 a metà del secondo tempo più o meno e siamo riusciti a pareggiarla. E è stata una bella soddisfazione, diciamo. Il progetto di questa Spezia Poggio Fidoni qual è? Il progetto è innanzitutto crescere, dare continuità a quello che quest'estate abbiamo tirato su, perché comunque noi da quest'estate, dopo una serie di situazioni che si sono andate a creare, ci siamo ritrovati in terza categoria e a ripartire dalla terza categoria, quindi l'abbiamo fatto con massimo impegno noi del paese. E speriamo nei prossimi anni di riportare Poggio Fidoni lì nelle categorie dove è sempre stato. Ma avete anche calcio a 5? Sì, la realtà del calcio a 5 è una realtà che ormai da anni sta facendo molto bene. Quest'anno è in lotta per i playoff. Speriamo che vada bene, insomma. Allora, signori, a voi la palla. No, io faccio i complimenti a Diego, a tutti insomma, gli sportivi di Poggio Fidoni. Anche, non solo hanno iniziato da capo, ma hanno voluto consolidare e mantenere una tradizione calcistica sì. Che insomma ha una storia che poi l'ha portata ad avere anche un'impiantistica sportiva di tutto rispetto, insomma se c'è ancora tanto da fare per migliorarla, ma comunque insomma degli investimenti sono stati pure fatti. Quindi non posso che fare i complimenti a gente che insomma sta vicino a un gruppo, a un gruppo di giovani, di ragazzi che non solo li allena, quindi partecipa a mantenere, diciamo, importante anche da un punto di vista salubre, quindi di salute per questi ragazzi, ma soprattutto creano le condizioni per avere un'attenzione, un gruppo e consolidare un gruppo che comunque aveva una storia certo. E che si ripresenta iniziando con umiltà. No, da sotto vuole, questo per quanto riguarda lo Spezia Poggio Fidoni. Ma per la, io ho avuto già occasione di fare qualche domanda all'inizio per la nuova campionato. Una volta che c'è stato sì. E no, volevo domandargli solamente questo, poi mi ha incuriosito il mister, perché comunque non è facile tenere un gruppo, come dicevi tu Asvero, di gente che ha giocato a calcio in categorie superiori importanti. Quant'è l'organico effettivo di questi ragazzi della prima squadra, insomma, che avete? Numerico 24 elementi. Quindi giocano tutti, ruotano tutti, come fai a tenerli sì, diciamo, vivaci, interessati al progetto? Diciamo loro sanno come la penso, nel senso che la settimana poi fa gli 11 della domenica. Però ho cercato di dare spazio a tutti con le rotazioni, perché comunque sono tutti di buon livello. E quindi non perdiamo se subentra uno a posto di un altro giocatore. Questo è importante, di questo io lo intuivo, perché anche seguo. Sì. Anche da vicino, insomma, poi vabbè, al di là del fatto che non avete una casa per giocare ufficiale, che insomma immigrate negli impianti sportivi della provincia, questo credo che qualche condizionamento lo crei. Io, insomma. Sì, penso che qualcosa l'ha creato, anche perché c'era tanta passione all'inizio nel nuovo centro del Green Park. Però adesso credo che la società si sta adoperando per sistemare tutto, speriamo al più breve tempo di tornare a casa. Ecco, ma gestire giocatori come Tiraferri, come De Giorgi, insomma giocatori importanti, scendono a patti con i giocatori meno esperti di loro? Oppure insomma stanno un po' sulle loro in campo? No, credo sono persone fantastiche perché si sono messe a disposizione dei ragazzi e anche del sottoscritto dal primo giorno. Capitano chi è? Tiraferri? Sì. E dice De Giorgi. Domenica con Montorio mancavano queste due figure importanti, però alla squadra avevo detto che doveva dare una risposta, diciamo come prestazione l'ha data. Il risultato ci ha pagato in pieno, però è stata una bella prestazione della squadra,
con queste mancanze. Significa che il gruppo è domenica forte. Con chi giocate? Domenica a Poggio Bustone. A Poggio Bustone. Invece noi andiamo a Montorio. A Montorio. Ma a me viene in mente di fare una quasi la stessa domanda a tutte e due, ossia quanto è difficile fare calcio in una piccola realtà, tra virgolette, ma allo stesso tempo mi viene da dire a Stefano quanto è difficile farla in una grande, tra virgolette, sempre, diciamo, realtà, soprattutto in relazione alle aspettative che poi una grande società si pone. Ecco qui, la domanda cattiva, voi siete costretti a vincere, voi invece... No, non è questo. Volevi dire questo, dai. No, lui, la difficoltà, nel senso che anche a livello proprio di reperire giocatori, cioè, è tutto, penso che sia, poi me lo dirà anche lui. E da allora invece è chiaro che ha a disposizione una corazzata, però le aspettative aumentano. Sentiamo queste due risposte che sono importanti, poi ce ne ho un'altra io pure per Poggio Fidoni. No, noi fortunatamente lì abbiamo quasi la maggior parte dei ragazzi che sono del posto, che hanno accettato il nostro progetto e la nostra realtà, quindi questo ci ha agevolato molto. Li conoscevamo tutti, loro conoscevano noi, e quindi iniziare è stato più facile. Anche a livello dirigenziale, comunque siamo tutti ragazzi, amici, che hanno chi ha giocato a calcio, chi meno. Comunque pensavamo di avere dei problemi iniziali, invece bene o male, insomma, ce la stiamo cavando via. Siamo in linea con quello che erano gli obiettivi iniziali. Okay. Invece per voi? Costruita per vincere, questa squadra che vincerà sicuramente, una squadra che comunque non può in qualche modo, giusto? Diciamo, le aspettative della società presumo che siano abbastanza alte. No? Diciamo, il progetto è ambizioso, ambizioso. Poi quando porti questo nome addosso e questi colori, diciamo, la responsabilità è alta. Certo. Diciamo, all'inizio anche io ho sentito molto questa responsabilità, però piano piano quei giorni ci siamo sciolti tutti, io e i ragazzi, e quindi diciamo che adesso la stiamo vivendo serenamente. Ecco, guardando dietro il settore giovanile, qui è una cosa importante sia per l'uno che per l'altro, la nuova rete di calcio sicuramente è una struttura importante, qui c'è categorie inferiori dove puoi tu da tecnico vedere questi ragazzi che crescono. Poggio Fidoni non credo che abbia più un settore giovanile, quindi la differenza è proprio quella, giusto, tra le due realtà? Assolutamente, noi a Poggio Fidoni è qualche anno che non c'è più, c'è stata la Juniores, ma fino a credo a 10 anni fa, poi da lì non c'è stata più la possibilità di fare settore giovanile, molto impegnativo, quindi non penso che a breve cambi qualcosa, ecco. Quindi comunque poi, state facendo il massimo che potevate. Noi stiamo facendo bene, poi insomma siamo ambiziosi e vogliamo con gli anni consolidarci. Stefano, invece quello che a voi insomma vi dà quella carica in più è anche il pubblico, perché diciamocelo, non c'è società fino forse alla promozione con un gruppo di persone, di pubblico che segue la squadra come voi, cioè voi avete il tifo che viene in casa e fuori. Quindi insomma avete una responsabilità ancora superiore di quella che diceva Simone, dovete anche tener conto di chi fa dei sacrifici per potervi seguire. Sì, è un tifo organizzato storico che ci ha seguito in tutte le trasferte, e diciamo tifosi che hanno visto campi importanti come Catania, Bari, adesso vederli a Scandria, a Toffia, con tutto il rispetto, è tanta roba. Diciamo che mercoledì nella partita infrasettimanale, che c'erano quasi 200 persone, i dirigenti della Coresina sono rimasti perché hanno visto quel seguito o quel gruppo di tifosi, e loro hanno detto sembrava di stare in categorie molto importanti. Quindi in queste 3 partite casalinghe c'è stato un seguito incredibile a Santa Rufina per quello che è la categoria, e noi siamo orgogliosi e cerchiamo di regalargli le soddisfazioni. Enzo, maggiore. Stefano è un giovane allenatore. Insomma... Sì, ma io avrei da fare altre domande, ma non è Stefano l'interlocutore che può rispondere. No, societarie no, tecniche. Dove vuole arrivare questa squadra che milita in terza categoria, dove vuole arrivare quell'altra che milita nella prima categoria. Vabbè, e se magari un giorno tornare nello stadio, che magari è diventato un campo di cicoria, no? Poi dovremmo approfondirlo pure questo discorso. Ecco, non ci sono gli interlocutori. Ci ha dato appuntamento parliamo, l'assessore allo sport dicendo che verrà, porterà la è delibera. È chiaro che loro stanno facendo un grosso sforzo, tutte le società, compreso la Spezia, per mantenere vive queste tradizioni calcistiche sul territorio.
non far disperdere nulla, ma io spero da sportivo, da tifoso di lunga data, da militante, da ex calciatore, di rivedere quello stadio, tornare nella squadra importante della città di Rieti, insomma, quindi, no, e andare, ecco, a ospitare il Bari, il Catania. Sì, vabbè, Messina, ma senza questi... fare voli vindali. Però ecco, me lo aspetto come tifoso, però adesso bisogna diciamo complimentarsi e basta con chi in questo momento sta tirando la carretta, no, da tutte le parti. Loro meritano rispetto, sì, in modo particolare Stefano. Quindi insomma, sono ragazzi splendidi. Ma lui ci diceva un attimo fa che si è trovato con la responsabilità di allenare, è vero, in terza categoria, ma la nuova Rieti Calcio. Insomma, non è una cosa che capita tutti i giorni, quindi sì, trovarsi con quella responsabilità, avere il fiato sul collo dei tifosi, della società, collo, della stampa, insomma, c'è penso aspettativa, che sia... c'è comprensione. Io pure sono tifoso della Rieti Calcio, ho visto quasi tutte le partite quando sì, certo, ci trovavamo allo stadio. Quindi nell'animo del tifoso reatino c'è la speranza, ecco, di rivedere riaperto intanto lo stadio con una squadra importante. Sì, ma al di là di quello, e di confrontarsi. Però ora... bisogna dare. Io allora volevo fare un altro discorso con Stefano in modo particolare, nel senso che dicevamo l'obbligatorietà a vincere da parte vostra è dettata dal fatto che in piazza, se ci incontriamo, dice la nuova Rieti Calcio che ha fatto ha vinto 5-0, 6-0, come se fosse una cosa. Lo dando per scontato. Per scontato, esatto. Quando c'è un pareggio, addirittura una sconfitta, è successo una volta sola, cioè che è successo, che è accaduto, che cosa non funziona. Quindi è quella la carica che voi avete sopra, la responsabilità, giusto? Sì, ma... non sono mica macchine, sono essere ragazzi, essere umani, certo, quindi può capitare pure una partita. È normalissimo. Credo che la gente deve capire pure che, a parte Tiziano Tiraferri, la rosa è composta da tutti i ragazzi, certo, che hanno fatto categorie inferiori, diciamo, la prima, la seconda categoria, qualcuno la promozione, però diciamo è di alto livello per la categoria. Però non è la Rieti che si ricordano tutti in Serie D e quindi dici in terza non può pareggiare o perdere, perché capita che nei campi ti aspettano perché vogliono fare il risultato con te, capita che la giornata che non stai al top a livello psicofisico e può capitare l'intop. Mister, quante sedute di allenamento fanno a settimana? Noi facciamo 3 sedute di allenamento. E invece Poggio Fidoni? Due, martedì e giovedì. Martedì o giovedì o venerdì, dipende dagli impegni che hanno i ragazzi. O alla spostiamo vecchia maniera, c'è cioè il martedì atletica, giovedì la partitella. Sì, più o meno, oppure... sì. Beh, la partitella del giovedì a livello numerico è difficile, fa un 11 contro 11. Però, insomma... fanno un bel allenamento. Loro non hanno problemi di numero, no, perché insomma, voi invece nei 3 impegni siete sempre tutti... presenti, tutti precisi, giusto? Ragazzi, sì, diciamo... una rosa di 24, ha detto. Sì, sì. Abbiamo ragazzi che lavorano e quindi qualche volta può capitare qualche assente, però diciamo che hanno preso un impegno e lo stanno mantenendo. Guardando la classifica, tu hai detto, sono 6 punti, Ostimigliano, per carità, Ostimigliano ci avete giocato, ci avete vinto, e io dicevo non è un problema perché insomma avete incontrato tutte le prime in classifica nel girone d'andata, al di là della sconfitta di Borgo Rose, che nei piani alti poi insomma le altre partite sono abbordabili, per cui diciamo il cammino per la nuova Rieti Calcio dovrebbe essere un po' spianato in questa terza categoria, che deve essere solamente un punto di partenza per il progetto che diceva Enzo, quello all'arco gittata. Sì, diciamo che comunque le prime 4-5 squadre, anche a detta di molti, farebbero bene anche in seconda categoria. Quindi il campionato non è così scontato quest'anno. È chiaro che sarà decisivo, secondo me, il classico mese di marzo dove si decidono i campionati. E lì sarà importante mantenere la concentrazione alta. Ne sale uno, no? Ne sale a mio uno. Parere la squadra della Rieti, con il Poggio Fidone non l'ho vista mai, quindi non lo so, ma io ho visto la nuova Rieti Calcio, potrebbe giocare tranquillamente in 2 categorie superiori. Quindi salterei addirittura la seconda, che vedo i campionati di prima categoria, dove la città di Rieti ho assistito a parecchie partite, comodamente potreste fare quel campionato voi. Dai, togli da questa umiltà, dai. Sì, sì, no, diciamo, ho visto partite di prima, di promozione, anche perché abbiamo fatto amichevoli pre-campionato con squadre di prima e ce la siamo giocata con tutte, diciamo, anche con squadre di promozione, con Valle del Peschiera, abbiamo fatto una bella prestazione in estate.
Quindi penso che la squadra possa militare anche in una prima categoria. Ma io penso che l'approccio che invece ha lui sia quello giusto, cioè lui è, a parte personifica la reatinità, quindi nel senso proprio quello vero. Poi diciamo comunque volare basso nei modi che ha, e poi lo vedo anche quando risponde, diciamo, dopo le partite, comunque la tuta, il cappello, quindi da uomo di campo, diciamo, da ragazzo che è di campo e non di facciata. Secondo me quello è l'approccio giusto per mantenere quello che stai facendo di ottimo, insomma. Grazie. Siamo quasi in chiusura trasmissione, vi passano il giornale di domani che troverete, quello gratuito, Rieti Life e Free Press, lo troverete in tutte le edicole, quindi potete leggere le notizie gratuitamente del nostro giornale su quello che accade a Rieti. Guardate come prima pagina il giornale di domani, Atletica Reatina da urlo, possiamo inquadrarla, regista, ecco due atleti di primissimo piano, Roberta Bruni, Furlan, insomma gente davvero davvero importante, la regina vola per quanto riguarda Roberta, un salto nel futuro quello per quanto riguarda questo magnifico ragazzo, e poi insomma nell'interno ci sono le foto del carnevale di Rieti Life, ecco possiamo vederle, ve le sto dando in anteprima, è arrivato in questo momento, ma domani lo trovate in edicola e potete leggere di tutto e di più. Mancano 5 minuti al termine della trasmissione, di solito li dedichiamo 30 secondi ciascuno per concludere questa puntata che ha parlato di calcio locale ma anche di calcio, diciamo, regionale, con un excursus sui campionati anche romani. Allora, i 30 secondi comincerei da Diego. Che cosa vuoi dire di questa giornata, di questa chiacchierata che ci siamo fatta insieme? Grazie innanzitutto per l'invito, mi ha fatto piacere riportare la Spes in un contesto così, anche, sì, parlare di calcio, certo, insomma, tra di noi. Speriamo che i prossimi mesi siano buoni per noi da un punto di vista sportivo. E chi è il presidente della Spes? Ufficialmente il presidente Donati Alberto. Presidente sia del calcio a 11 che del calcio a 5. Esatto. Perfetto. Ci 30 secondi? Vai, 30 secondi, ringrazio pubblicamente voi per l'invito, ringrazio la società che mi ha dato questa possibilità e tutti i tifosi che ci seguono con molta passione, sperando di regalargli a giugno quello che meritano. E questo è impegnativo e importante. Enzo, hai 30 secondi? No, 30 secondi, io... è sempre bello venire qui perché scopriamo sempre delle realtà, no, importanti, dove dietro questi progetti ci sono ragazzi giovani, una grande umiltà, insomma, portano avanti non solo l'amicizia tra i, diciamo, le squadre che rappresentano i ragazzi, ma soprattutto i valori dello sport, quindi loro, per loro è importante lo sport, e quindi un plauso a questi ragazzi che... Senti, io ho taciuto quando abbiamo parlato con Raffaele, quando abbiamo parlato di promozione, ma devo ricordare che nel BF Sport il centravanti è un certo signor Andrea Antonacci, sbaglio? Sì, ma che è in panchina in questo momento. In panchina non so se per ritrovare la forma migliore. Non ho quindi voluto chiedere al tecnico. Ha fatto, no? Lui ha giocato a calcio in tempi, insomma, neanche tanto lontani, ha giocato con risultati anche importanti. È un periodo però che non vede tanto, qualcosa la porta non, va. Non la vede più, quindi si deve allenare. Secondo me. I 30 secondi? I 30 secondi, io do un in bocca al lupo a Diego per il Poggio Fidoni. E per quanto riguarda Stefano, gli direi soltanto, siamo partiti col consapevolmente forti, di mantenere comunque le sirene sempre accese, perché l'attenzione non è mai abbassare l'attenzione. Perfetto, grazie. Allora io saluto gli ospiti, grazie, questa sera, grazie a Diego chiaramente, grazie a Stefano, grazie a Enzo, buonasera, grazie a Simone. Buonasera. E con voi telespettatori ci vediamo lunedì prossimo, ospite principale, quindi sotto i riflettori di Rieti Life TV, Mirko Pagliarini, allenatore del Città di Rieti. Buonanotte.